Ciao a tutti, sono Sabrina e oggi prepareremo in collaborazione con la Biblioteca di Vanzaghello un carinissimo dolce di Natale, facile da realizzare per tutti, per i bambini, magari con l'aiuto di un genitore o di un adulto, oppure per tutti quelli che hanno voglia di provarci. Lo volete vedere? Eccolo qua. Una piccola renna Rudolph, realizzato come? Con un bellissimo panettone. È molto semplice. Serviranno pochi strumenti e pochi materiali, facili passaggi e abbastanza semplici. Adesso vedremo come realizzarli. Ed ecco il nostro materiale, un panettone pronto, un cioccolato bianco al latte fondente. Qui abbiamo degli stampini per gli occhi, stuzzicadenti vari, spiedini, eccetera. Il nostro template che troverete allegato, questo è importante, carta forno, un foglio della grandezza del template e altri due o tre foglietti tagliati triangolarmente, poi vi spiego come utilizzarli. Poi uno stampino per le foglie e poi qui vediamo che ci sono diversi confettini per le decorazioni. Ecco, poi serviranno dei coloranti alimentari in gel, si trovano anche nei supermercati, per colorare poi la pasta di zucchero. Si trova bianca, anche colorata, però la possiamo colorare nei colori che preferiamo noi: rosso, nero, marrone, il verde, un pochino di azzurro, quello che troviamo, insomma. Con la carta da forno triangolare prepariamo dei conetti. Serviranno poi per metterci il cioccolato fuso e la ganache di cioccolato. Ecco qui, per chiuderli bene si arrotolano. Poi facciamo sciogliere il nostro cioccolato nel microonde. Una volta pronto lo inseriamo nel nostro conetto e siamo così pronti, con il nostro conetto ben riempito, per preparare le corna della renna. Iniziamo tagliando ovviamente la punta del conetto, un piccolo buchino, non troppo grande altrimenti disperdiamo troppo cioccolato. Mettiamo un po' di cioccolato sull'interno della base delle corna, dove poi appoggiamo il nostro spiedino. Lo spiedino servirà per tenere un pochino rigide le corna di cioccolato e poi per infilzarle nel nostro panettone. Completiamo poi con il cioccolato, facciamo bene tutti i bordi, pian pianino, riempiendo bene, caricando un po' di cioccolato. Una volta terminato poi lo riporrete in frigorifero per riposare e raffreddare un pochino, qualche minuto. Poi sempre col cioccolato fondente facciamo l'interno degli occhi, le pupille, quindi un pochino più scure, sistemiamo un attimino con uno stuzzichino per dargli bene la forma del cerchietto e le completiamo bene sia una che l'altra lasciando un puntino. Ecco, completiamo bene tutti e due gli occhietti e poi sistemiamo bene con lo stuzzicadenti. Facciamo poi con il cioccolato bianco la stessa operazione per i cerchi più grandi. Quindi facciamo la parte proprio dell'occhio, quella più esterna. Riempiamo tutto bene, poi se avete anche il cioccolato al latte potete fare invece l'iride, quella al cerchietto centrale. Potete fare questa operazione anche tutta sullo stesso elemento oppure in tre fasi come le ho fatte io, che poi sovrapporrete e incollerete, insomma. Poi mettiamo sempre col cioccolato bianco un puntino nel cioccolato scuro per fare l'effetto dell'occhietto. Procediamo poi con la realizzazione delle orecchie con cioccolato bianco o al latte, sarebbe meglio per fare la parte più grande. Riempiamo appunto l'orecchietta A e poi l'orecchietta A in piccolo, che sarebbe l'interno, questa proprio col cioccolato bianco. Riempite bene in maniera poi da caricare un po' l'orecchio. Sistemate con lo stuzzicadenti, fate un pochettino questo movimento per riempire tutti gli angolini bene. Potete anche sovrapporli, fare l'orecchia grande, poi sovrapporre, oppure l'orecchia piccola e poi metterci il cioccolato fondente o al latte intorno. Ecco, importante adesso procedere col nasone. Il nasone usiamo il cioccolato fondente, riempiamo bene. Sarebbe il caso di realizzarlo anche in un paio di volte. A questo punto invece vi faccio vedere una seconda versione, che è quella in pasta di zucchero colorata. Quindi per far questo realizziamo proprio le formine delle orecchie, degli occhietti, eccetera,
con la carta forno. Prima li disegniamo sulla carta forno, appunto, sovrapponendo al nostro template. Li dobbiamo poi ritagliare pezzettino per pezzettino, perché li usiamo come dima. Una volta preparati tutti gli elementi, li prepariamo in ordine in maniera poi da utilizzarli per ritagliare la nostra pasta di zucchero che avremo precedentemente preparato, o già colorata se la trovate già colorata, oppure la colorerete con i coloranti. E per le orecchie usiamo il marrone, facciamo il marrone più scuro per la parte più grande, la stendiamo piano piano e poi, utilizzando il nostro template, fatela bella sottile, non troppo grossa neanche troppo piccolina, con il nostro template poi lo posizioniamo sulla pasta di zucchero e con un coltellino o un attrezzino non troppo tagliente, attenzione bambini, lo incidiamo per fare il segno dove deve essere ritagliato, e poi o con un coltellino o con anche le forbici lo potete ritagliare bene bene in maniera che abbia la forma precisa che volete. Ecco, lo rifiliamo un attimino magari con le forbicine. Poi ritaglieremo la parte più piccola. Una volta fatte tutte le orecchie, faremo anche la parte più piccola in un colore più chiaro. Conviene sicuramente fare un colore per volta. Ecco, qui sto perfezionando in maniera che i bordi siano un po' più precisi. Non fatela troppo spessa. Con il bianco e un pochettino di rosso potete realizzare, e un pizzichino di marroncino, il rosa che va all'interno delle orecchie per fare la parte interna, sempre partendo dal bianco se volete fare questi colori più tenui. Dopodiché, quando avete realizzato anche gli interni delle orecchie, le incolliamo con un goccino appena di acqua, così rimangono incollate. Vedete, all'interno, messe una a fianco all'altra, goccio d'acqua, pennello pulitissimo, mi raccomando, un uovo, o se no col ditino semplicemente. Ecco, poi gli date questa forma che è un po' tipica delle orecchiette, un po' piegata, insomma, così. La mettiamo a riposare in una ciotolina o in qualcosa che sia curvo. Ecco, usiamo l'acqua magari per lisciare un po' i bordi e per incollare poi anche la parte centrale dove andiamo a appiccicarla, così rimangono bene in ordine con già la forma fatta, che non si piegherà più, insomma. Ora realizzeremo gli occhietti con il bianco, il nero e un pochettino di colore. Prepariamo intanto il bianco, ne prendiamo un pezzettino per fare l'azzurro dell'iride, azzurro o verdino, insomma quello che vi piace più a voi. Lo mescolate come abbiamo fatto prima per il rosa marroncino e realizziamo poi l'azzurro. Iniziamo facendo la parte più grande esterna con un cerchietto, poi lo ovalizziamo in maniera da dargli proprio la forma dell'occhietto, in modo che abbiamo questa bella misura fatta precisa per il nostro occhietto. Poi, dopodiché, procediamo per fare il secondo, passiamo ancora un po' di bianco. Ecco, facciamo poi la stessa operazione per il secondo occhio. Potete usare delle formine oppure ritagliarle con un coltellino o anche la forbicina, volendo. Ecco i nostri occhietti. Adesso procediamo con l'iride facendo il cerchietto un po' più piccino, con il nostro azzurro o la tinta che vi piace di più. Stessa cosa, usate una formina un po' più piccolina. Quindi ritaglierete il cerchietto. Io ho usato questa qui che ha diverse misure, quindi ci viene anche comodo da utilizzare. Il vostro cerchietto che poi renderemo sempre un po' a forma ovalina. Così, magari tirandolo anche semplicemente con le mani, un po' le dita così, abbiamo realizzato il nostro interno dell'occhietto. Idem stessa cosa per la seconda. Ecco, vedete che le mie mani hanno questa farinetta bianca e un po' di maizena. La maizena ci aiuta a fare in modo che non si incolli la pasta zucchero alle mani. Stessa cosa, ovviamente, procederete con l'interno nero degli occhi. E
poi andiamo ad incollarle sempre con un puntino di acqua. Li utilizziamo proprio con il pennellino ed eccoli qua i nostri occhietti. Poi con due puntini bianchi piccoli piccoli gli diamo la lucetta degli occhiettini, eccolo qua, voilà. Se preferite con un pennarello edibile, mi raccomando, potete sistemare un po' i contorni, dargli un po' più di aspetto così carino e simpatico. Ecco, la seconda versione anche in pasta di zucchero prevede di avere gli occhietti chiusi, quindi con della pasta di zucchero nero realizziamo le ciglia che simuleranno l'occhietto chiuso, abbastanza simpatico. Usate il template per dargli la forma in maniera che abbiano proprio quell'aspetto degli occhietti chiusi. Ecco, l'ultima parte è il nostro bel nasone rosso, perché vogliamo fare proprio Rudolph. E il rosso è un pochino difficile da realizzare, quindi converrà, se lo trovate, utilizzare già la pasta di zucchero rossa. Ed ecco qua tutti i nostri pezzettini pronti, eccolo, mettiamoli insieme, sempre usate la carta da forno per appoggiare. E qui vediamo già l'aspetto della nostra rennuccia, come verrà, ecco il piccolo Rudolph, così, con gli occhietti, oppure la versione invece con gli occhiettini chiusi, un po' più dolce. E qua là, cambiando gli occhietti, abbiamo la seconda versione. Ecco, una piccola cosa importante da fare, inserire degli stuzzichini nelle orecchiette, perché poi li infileremo nel panettone e quindi gli daremo poi la posizione che meglio preferiamo. Piano piano, senza rompere la pasta di zucchero, basta un pezzettino e voilà, pronti. Come abbiamo detto, per chi non ha la pasta di zucchero, abbiamo fatto anche la versione tutta in cioccolato, col cioccolato fondente, il cioccolato bianco, il cioccolato al latte. Potete appunto realizzare le stesse cose. Facciamo ora la ganache, importantissima. Panna fresca, granella e cioccolato fondente serviranno per fare la nostra crema, che vedrete poi per i ricciolini. Facciamo bollire la panna e una volta bollita la versiamo direttamente sul cioccolato fondente, tutto in granella. Adesso, aiuto, non ci vede più nessuno. No, adesso mescolate pian pianino e realizzerete la nostra ganache. Piano piano, vedete, si scioglie finché non ha una consistenza adeguata. La ganache è buonissima, la potete utilizzare con qualsiasi tipo di cioccolato, il rapporto di solito 1-1. Per il cioccolato bianco bisogna fare 2 di cioccolato, 1 di panna. Ecco, quando questa consistenza è pronta per la nostra realizzazione. Ecco, adesso iniziamo la parte più divertente, il nostro panettone. Io ne ho usato uno da 750 grammi. Prima lo ripuliamo dalla carta che lo avvolge per la cottura, in maniera che sia proprio bello pulito con l'aspetto della struttura esterna del panettone, preciso così. Tiriamo via anche il fondo e lo mettiamo su un vassoietto. E iniziamo a montare le nostre cornine della renna in cioccolato. Vedete come stanno belle rigide, che si sono raffreddate. Poi qui mettiamo gli occhi, utilizziamo sempre un pochino di acqua per incollare la nostra pasta di zucchero anche sul panettone, o se non si appiccica potrete usare anche un po' di cioccolato bianco sempre fuso, ma generalmente con l'acqua la pasta di zucchero automaticamente si appiccica. Ecco qua, primo occhietto, bagniamo anche il secondo, e voilà, un po' storto. Poi mettiamo il nasone di Rudolph, ci aggiungiamo uno stuzzicadenti perché così non si muoverà, perché è un po' pesantino, quindi magari l'acqua non basta. Lo infiliamo nel punto che meglio ci sembra, eccolo qua, tac, perfetto. E qui abbiamo finito quasi la nostra faccina.
aggiungiamo poi le orecchiette. Vedete che avevamo messo gli stuzzichini, eccoli qua, così diamogli la posizione adeguata davanti alle corna ed ecco qui, finita, pronta. Ora montiamo la nostra ganache con uno sbattitore elettrico e la mettiamo in una sac à poche con un beccuccio. Ci servirà per fare i ricciolini della criniera della renna. Piano piano fate dei bei ricciolini dalle orecchie che vengono fino a davanti in mezzo agli occhi, in maniera che sembra proprio la criniera che scivola giù. Così. Un po' dietro, dove ci sono le orecchie, attenzione, e completiamo poi i nostri ricciolini, ancora un po' davanti alle orecchie, ecco, vedete, bella ricciolina, oppure se le volete usate una boccuccia un po' più morbida. Poi completiamo la nostra decorazione con dei confettini, io in questo caso ce li ho a forma di stellina, dorati, molto carini, li mettete qua e là per dare un po' un aspetto più natalizio al nostro piccolo Rudolph. Riempite bene, magari ci aggiungiamo anche qualche meringhetta rossa o dei confettini dorati, qualche pallina, dei piccoli cioccolatini, come meglio credete, insomma. Questa è proprio una cosa individuale, ognuno la può rendere più carina a seconda del proprio gusto e secondo anche di quello che avete in casa, eh. Voilà. Possiamo completare la nostra decorazione con anche delle foglioline di agrifoglio verde, sempre con la pasta di zucchero. Ecco, uno stampino che ha già la forma, lo imprimete bene, quindi ci servirà la pasta di zucchero verde e rossa per fare le palline dell'agrifoglio. Ecco, realizzatene un pochettino di foglie, magari anche con due verdi, io a quello più scuro ho aggiunto un puntino di rosso in maniera da cambiare tonalità di verde, e preparate diverse. Preparate poi le palline dell'agrifoglio con il rosso che vi è rimasto, belle piccoline. Ecco, adesso possiamo finire la decorazione di nostro Rudolph. Mettete qualche fogliolina a mo' di fiorellino sotto l'orecchio di Rudolph, così diventa proprio natalizio. Così, le palline rosse dell'agrifoglio, sempre con un gocciolino di acqua per incollarle. Ok. Piano piano vi aiutate col pennellino per incollarle. E poi anche sotto, sul vassoio, intorno alla base del panettone. Così, vedete com'è simpatico, molto natalizio. Se preferite e non avete la pasta di zucchero, potete mettere anche un nastrino, o verde o rosso, dorato, come meglio preferite. Ed eccolo il nostro Rudolph, bello finito, molto simpatico, vero? E adesso facciamo anche la versione con gli occhietti chiusi, eccolo qua, le due versioni sono pronte. Ma non abbiamo dimenticato la versione al cioccolato. In questo caso tagliamo via la calotta del nostro panettone, lo capovolgiamo e lo incolliamo sul vassoio, eccolo qui. Con la ganache rimasta facciamo un bellissimo strato di cioccolato esterno e superiore. Se poi ne avete preparata un pochino di più, meglio ancora, potrete tagliare il panettone a fette e farcirlo anche all'interno. Questa dolcissima copertura dà l'aspetto anche bruno della renna, insomma. Ed ecco pronti a completare la nostra renna anche di cioccolato. Sempre le nostre cornine
infilate con lo stecchino, ecco qua. Poi mettiamo le nostre parti che abbiamo preparato precedentemente col cioccolato, il nasone, poi magari ci aiutiamo anche con un altro cioccolato fuso, se avete bisogno, o con la ganache stessa, un pochettino giusto per appiccicarlo meglio. Nasone, ecco così, gli occhietti, cercate una posizione adeguata, 1, 2, un po' dritto, questo un po' stortino, e li incollate sempre con un po' di ganache o cioccolato fuso, e voilà, pronto. Scappa. Ed ecco anche la versione al cioccolato, carina, eh? Poi potreste usare comunque il nasino rosso, ma se non l'avete va benissimo col cioccolato. Le orecchiette vanno infilate così, un pochettino, piccolo taglietto, e le appiccicate o sempre con un po' di cioccolato, e voilà, perfetto. Ora procediamo come la prima volta a fargli il ciuffo ricciolino della renna con la ganache avanzata. Anche qui sempre stelline dorate, a me piacciono tanto queste, la potete completare con la decorazione. Qualche meringhetta rossa per fare una versione un po' alternativa, e voilà, eccola la nostra renna di cioccolato, bellissimo. Vi ringrazio se mi avete seguito, spero vi divertiate tantissimo a realizzarla, e vi auguro a tutti un buon Natale. Grazie, alla prossima.